Si sente la televisione di mia madre di là. Questo per farvi capire quanto è sorda, il livello di sordità. Ragazzi, bentornati o benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi sono qui per parlarvi di un argomento che mi sta veramente tanto a cuore. Voglio parlare di questo argomento per cercare di sensibilizzarlo e magari di aiutare qualcuno nel mio piccolo o comunque di farlo sentire un po' meno solo. Voglio infatti andarvi a parlare di quella che è stata la mia esperienza personale con i disturbi alimentari. Allora ragazzi, piccola premessa, in questo video dirò cose che magari per alcuni di voi potrebbero essere un po' trigger, quindi se fate parte di queste persone ve lo chiedo col cuore, per favore skippate questo video, noi ci vediamo la prossima volta e non vi preoccupate, mi raccomando ragazzi. Dico questo perché io in primis ho sofferto di disturbi alimentari, quindi so come funzionano le cose e so che molto spesso quando si è nel vivo del disturbo magari si vanno a cercare cose, tecniche per cercare di mangiare di meno, per digiunare, beh, tutte queste cose, perché io stessa andavo a cercare i video dove poter trovare appunto queste cose, ma non le troverete qui perché parlerò di determinate cose ma evitando i dettagli proprio per questo. Allora ragazzi, per quelli che invece sono rimasti, cominciamo dal appunto principio, da come è nato tutto quanto. Per spiegarvi un po' come è iniziato e come si è sviluppato il mio disturbo alimentare, devo parlare di una cosa in cui ho già trattato in un video, ovvero nel mio primo video, quello dove parlo dell'emetofobia, quindi se non l'avete visto andatelo a vedere. Come avevo detto appunto nel video sull'emetofobia, io nel periodo di, diciamo, settembre-ottobre 2020, avevo iniziato a togliere molti alimenti proprio perché avevo paura di vomitare, ok? Per la mia paura. E ovviamente facendo questa cosa ho iniziato a perdere peso. Che succede? Che tutte le persone che mi circondavano, ma anche le persone sui social, si rendono conto della mia perdita di peso, che comunque non era ancora una perdita così drastica, era semplicemente una normalissima perdita di peso. E quindi me lo fanno notare, ma non me lo fanno notare in maniera negativa, bensì me lo fanno notare in maniera positiva. Che cosa si innesca nel mio cervello, ragazzi? Il panico totale. Perché ragazzi, io diciamo che non ho mai avuto un bellissimo rapporto con il mio fisico, per tanti motivi. Mi sono sempre sentita un po' diversa magari da tutte le altre ragazze, non mi vedevo mai abbastanza magra come tutte le altre, ma questo fin da quando ero bambina. Soprattutto per il fatto che ragazzi, io ho iniziato a fare danza classica, mi ricordo tipo a 6 anni, quindi ero in un mondo dove contava molto l'aspetto fisico. Non voglio dire che io fossi una persona magari estremamente grossa, però comunque avevo la mia costituzione, che è la mia costituzione fisica. Ero quindi magari un po' più formosa, avevo i muscoli più accentuati e tutti me l'hanno sempre fatto notare in maniera negativa. Quando ero piccola infatti mi ricordo che molto spesso magari i miei insegnanti di danza mi dicevano che dovevo perdere peso, perché sì. Oppure ad esempio mi è stato detto da persone molto vicine a me che io non avessi il fisico adatto per appunto fare danza classica. In più poi anche nel periodo delle medie e all'inizio del liceo mi sono sentita sempre così diversa rispetto a tutte le altre e la cosa mi veniva fatta notare con commenti poco piacevoli, soprattutto quando poi io ho iniziato a essere un po' più conosciuta sui social, anche lì bombardata malissimo. Anyway ragazzi, torniamo al punto. Io inizio quindi a perdere peso, le persone me lo fanno notare in maniera positiva e io ovviamente scoppio di gioia, dico oh mio Dio, cioè finalmente dei commenti positivi sul mio fisico. Quindi nella mia testa si va a creare quello che è il tipico meccanismo di un disturbo alimentare, per essere più precisi nel mio caso dell'anoressia nervosa, che mi è stata diagnosticata poi circa 4-5 mesi dopo più o meno. Ossia ragazzi, io mi ero completamente fissata sul controllo. Io vi posso giurare che nel mio caso almeno disturbo alimentare uguale controllo, io ragazzi ero diventata completamente fissata per quanto riguardava il controllo del cibo. E i primi periodi avevo persino un quadernino, che ho ancora oggi, non so perché io non l'abbia ancora buttato, dove appunto mi segnavo tutti i pasti che avevo fatto durante la giornata e sotto poi facevo tipo dei commenti su come mi sentivo, se appunto avevo avuto sensi di colpa quando li avevo avuti. Con il passare del tempo, ragazzi, la cosa andò sempre più a peggiorare, perché vedevo che il mio fisico perdeva peso sempre di più, che ogni volta che mi pesavo ovviamente il numero sulla bilancia scendeva. Per me quello era un numero, era esattamente un numero che doveva essere sempre sempre più basso. L'andamento della mia giornata dipendeva assolutamente ed esclusivamente da quel numerino che io vedevo lì. Quando io la mattina mi svegliavo, la prima cosa che facevo era mettermi su quella bilancia, il numero che sarebbe uscito
poi avrebbe deciso le sorti della mia giornata. Se il mio peso fosse stato uguale a quello del giorno precedente, ok, tutto a posto. Se il mio peso fosse sceso, sarei stata tipo la ragazza più felice del mondo e forse mi sarei anche concessa un qualcosa. Mentre, ragazzi, se il mio peso fosse stato più alto rispetto al giorno prima, che è una cosa assolutamente da essere umano, perché magari non avevo fatto una cosa semplicissima, tipo la pipì, non lo so. Con aumento di peso intendo anche un grammo. Per me vedere un grammo in più era la fine del mondo. In quel caso, ragazzi, se il numero fosse stato più alto, la mia giornata sarebbe stata uno schifo. Quando è che però io mi sono accorta di avere realmente un problema? Me lo ricordo perfettamente, era un giorno in cui io ero a casa perché stavo facendo lezione. Mia madre era andata al ristorante, i miei hanno un ristorante, e le avevo chiesto di portarmi il pranzo. Esattamente quel giorno io ebbi la mia prima abbuffata. Le abbuffate, ragazzi, sono una cosa normalissima nell'anoressia nervosa, perché ovviamente dopo un periodo restrittivo il tuo corpo entra praticamente in modalità sopravvivenza. Quindi ti dice: adesso non mi rompi più le palle, decido io, tu hai bisogno di mangiare perché mi stai facendo letteralmente soffrire, mi stai facendo morire, quindi io adesso prendo e mangio. Mi ricordo che sono andata letteralmente in panico, ragazzi, perché la mia mano faceva questo gesto, ma io non riuscivo a fermare la mano, non avevo più il controllo sul mio corpo, su quello che stava succedendo. Ho chiamato mia madre, stavo avendo veramente una crisi, e in quel momento io le ho detto esattamente queste parole: per favore, aiutami, non ce la faccio più. Da lì ovviamente ho iniziato a fare un percorso psicologico, ho girato un sacco di psicologi e psichiatri. Prima mi era stata diagnosticata l'AFRID, che appunto è il disturbo evitante restrittivo, che avevo già accennato nel video sull'emetofobia. E dopo poco, facendo un colloquio con un'altra psichiatra, mi è stata diagnosticata l'anoressia nervosa. Avevo fatto questo colloquio con questa psichiatra perché io dovevo essere ricoverata in un centro. Sì, veramente casini su casini, perché questo centro non si trovava nel Lazio, io vivo nel Lazio, ma si trovava in Umbria. Quindi sono state fatte mille storie perché io non potevo passare dall'ASL del Lazio all'ASL dell'Umbria. Ho trovato uno psichiatra veramente, ragazzi, scusate, incompetente. Mi guarda e fa: beh, poi io non vedo che comunque la ragazza ne abbia troppo bisogno. Tu puoi dire questa cosa a una ragazza che soffre di disturbi alimentari? No, te lo dico io, no. Perché? Perché nella mia testa poi si innesca il meccanismo: cavolo, non sono abbastanza magra. Perché quando sei nel bel mezzo di un disturbo alimentare, tu non riesci a vederti per come sei realmente. Nello specchio io vedevo esattamente riflessa l'immagine di me che avevo nella mia testa e non l'immagine reale, e questo si chiama dismorfofobia. La mia perdita di peso inizialmente è stata molto più lenta, e poi c'è stato un periodo in cui veramente ho ristretto tantissimo, io assumevo pochissime calorie al giorno. Sono arrivata in giorni in cui assumevo un massimo di 200 calorie al giorno. Inoltre soffrivo anche di iperattività. Quindi non solo assumevo poche calorie, ma ne bruciavo tipo il triplo. Io infatti ho perso un totale di circa 21 kg in totale. Ad un certo punto, quindi dopo aver perso tutti questi chili, ero arrivata a un punto in cui ero sottopeso. Il ciclo infatti mi era ormai andato via, non mi è più tornato il ciclo per circa 9 mesi. Nonostante, ragazzi, io sapessi che la perdita di ciclo è un allarme che il tuo corpo ti sta mandando, però io lo vedevo come un fattore positivo. Sì, perché? Perché io pensavo: non mi sta avvenendo il ciclo, cavolo, sto facendo le cose alla grande. Inoltre poi non sono stata appunto più ricoverata in questo centro, e ad oggi vi giuro che, ragazzi, forse è stato meglio così. Solo pensando al fatto che io sarei dovuta stare insieme a delle ragazze che soffrivano del mio stesso disturbo, e quindi vedere ragazze altrettanto magre, sarei entrata completamente in competizione. Il fattore competizione anche è un fattore devastante, cioè veramente tu inizi a compararti con chiunque, tu devi essere la più magra, tu devi essere quella che sta più male, è bruttissimo. Quindi, ragazzi, poi come ho fatto a riprendermi? Vi giuro, non lo so, io non lo so. C'è stato un momento in cui penso di aver toccato il fondo. Io sono sicura che nella vita, quando arrivi a toccare il fondo, per forza di cose poi inizi a risalire. Ovviamente non è stato facile, ragazzi, perché per quante cose io avessi reintrodotto nella mia dieta, qui rimaneva tutto uguale. Io, per dirvi, ero arrivata a un momento in cui pesavo più volte al giorno, tutti i giorni più volte al giorno. E devo dire, ragazzi, che il mio miglioramento è andato di pari passo con l'arrivo dell'estate. Quando è iniziata l'estate, non si sa per quale strano motivo, ho ripreso a mangiare un po' più di cose. Ovviamente avevo ancora i miei sensi di colpa, però si era tutto un po' calmato. Io sono sicura
che tutto questo mi è stato scatenato dalla voglia di vivere, ragazzi. Questo per il fatto che la mia anoressia nervosa poi aveva sfociato anche in una depressione e quindi ovviamente la mia vita sociale era completamente nulla. E c'è stato un momento in cui ho detto basta, basta, basta. Ho trovato le forze, io non lo so, ho ripreso a mangiare. Quando è che c'è stato poi un grandissimo problema, una sorta di ricaduta, che a settembre 2021, perché ragazzi, io per tutta l'estate, vi giuro, non mi sono mai pesata. Infatti settembre 2021 mi ricordo che ho detto basta, adesso mi peso. Ragazzi, non l'avessi mai fatto e avevo visto di aver preso tipo 10 kg in un mese e mezzo. Mi si era bloccato il metabolismo ed è per questo che avevo preso tutto quel peso tutto insieme. Che cosa è stata e che cos'è per me l'anoressia? La descrivevo come una persona con cui tu hai un rapporto di amore e odio, ma ti fa stare male, la vorresti proprio mandare via, però allo stesso tempo non ce la fai, non ce la fai perché questa persona ti fa sentire gratificata, ti dà forza, ti riesce a dare tutto quello che tu magari hai sempre cercato ma che non sei mai riuscita ad avere. E quindi diciamo che anche il momento della guarigione non è molto semplice, perché tu sai che ti stai staccando da questa cosa, in parte lo vuoi ma in parte non lo vuoi, e penso che quello sia il momento più difficile del momento della guarigione, ossia l'accettazione. Tutto sta, ragazzi, nel capire che non abbiamo bisogno dell'anoressia, di un qualsiasi altro disturbo alimentare per riuscire a fare determinate cose, ma che siamo in grado di farle anche completamente da sole. Perché io penso che chiunque viva un disturbo alimentare in realtà è dotato di una forza sovrumana, ve lo giuro, perché è una cosa che penso non augurerei nemmeno al mio peggior nemico. Detto questo, ragazzi, ad oggi io sto bene, finalmente, nel senso che il mio rapporto con il cibo è ancora un po' così, ma non per un fattore legato ai disturbi alimentari o all'anoressia, ma per un altro fattore che già sapete. Per il resto è tutto ok, nel senso che i pensieri che sono tipici dell'anoressia non fanno più parte di me, o perlomeno non come prima. Magari posso avere un pensiero così ogni tanto, ma comunque un pensiero fine a se stesso. Finalmente ho un bel rapporto con il mio corpo, mi piace il mio corpo, mi piace come sono, e so che se sono fatta in un determinato modo è perché io sono fatta così. Posso piacere o posso non piacere, questo non fa niente, perché ok l'aspetto esteriore, ok tutto, ma in realtà la cosa più importante è la salute, ragazzi, soprattutto perché io ad oggi ancora mi porto un po' dietro i strascichi. E due, ragazzi, soprattutto non è come vi vedono gli altri, ma come vi vedete voi. Se voi vi alzate una mattina, vi guardate allo specchio e vedete oh, sto bene, a posto così, tutto quello che poi viene dall'esterno non è assolutamente importante. E vi do anche un consiglio, ragazzi, non è che c'entri troppo con i disturbi alimentari, però ve lo voglio dare. Voi dovete alzarvi ogni mattina, oppure quando vi preparate per uscire vi guardate allo specchio, così, e anche se magari non vi piacete troppo, fate quanto so figa o quanto so figo, sempre, pure se magari non è che lo pensate troppo, però aiuta. Io ogni tanto mi metto là e faccio oggi sono proprio brutta. Vabbè, sono figa uguale. E niente, ragazzi, io spero di aver raccontato tutto, anche se in realtà ho evitato molte cose per il motivo che ho detto appunto all'inizio. Quindi voglio dire a tutti voi che state guardando questo video, se anche voi soffrite di questi problemi, oppure avete un'amica, un amico, un fratello, una sorella, una cugina, un cugino, un fidanzato, una fidanzata, chiunque sia, chiedete aiuto. E soprattutto, ve lo giuro, circondatevi di persone che vi amano e che vi vogliono bene, perché fa veramente tantissimo. E ancor di più, ragazzi, fidatevi di voi stessi e credete in voi stessi. Perché per quanto gli altri possano cercare di darvi una mano, si sforzino di darvi una mano, sprechino tutte le loro energie, finché non siete voi i primi a volere un cambiamento, a voler stare bene, è tutto inutile. E la forza dentro di voi ce l'avete sempre. Detto ciò, ragazzi, fare questo video è stato un parto, nonostante appunto abbia dato molte cose. Pensate se avessi dovuto dire tutto, non voglio immaginare. Comunque spero che vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere nessun video, mettete like se il video vi è piaciuto e commentate qui sotto se anche voi avete avuto delle esperienze così, se le avete affrontate, se le state affrontando, se avete vicino a voi qualcuno che si trova in questa situazione. Io ci sono per qualsiasi cosa, ragazzi, iscrivetemi qui su Instagram, cerco sempre di rispondere a tutti, mi fa veramente tanto piacere. Vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video.